Radio Più presenta In Ascolto, percorso di discernimento a cura di Maria Grazia Borgese. Finora abbiamo detto qualcosa sui protagonisti del discernimento, Dio e l'uomo. E abbiamo scoperto che il discernimento è possibile perché Dio, che è amore, parla all'uomo e perché l'uomo, nello Spirito Santo che abita in lui, riceve la possibilità di intenderlo. Facciamo ora un secondo passo. All'inizio della Genesi ci viene detto che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. E San Paolo, quasi facendo l'esegesi di questa parola, nella lettera ai Colossesi ci dice che l'immagine di Dio è Cristo, il Figlio. E nella lettera ai Galati dirà che il soffio dello Spirito che abbiamo ricevuto grida in noi Abba, Padre. Ecco allora che comincia a svelarsi qualcosa del mistero della nostra vita. Il Padre ci plasma secondo l'immagine del suo Figlio e questo ci è rivelato dal dono dello Spirito, che in noi grida Abba. La nostra identità quindi è quella del Figlio. Ma poiché Dio è amore e il respiro dell'amore è la libertà, l'impronta filiale che riceviamo non è una specie di marchio che ci viene impresso nostro malgrado. L'immagine del Figlio infatti è disegnata in noi dallo Spirito Santo, che opera sempre suscitando una risposta libera da parte dell'uomo, mai imponendo o esigendo. Questo significa che l'immagine filiale che abbiamo ricevuto maturerà e farà emergere la nostra somiglianza con Cristo solo nella nostra libera adesione alla voce dello Spirito. I padri lo spiegavano ricorrendo all'immagine del pittore, che all'inizio traccia sulla tela l'abbozzo del ritratto con un solo colore, e poi, a poco, facendo fiorire un colore sull'altro, porta il ritratto a somiglianza del modello. Qui si apre allora la questione del discernimento. Tutti abbiamo ricevuto l'immagine, che è l'unica vocazione alla figliolanza, ma ci possono essere molti e diversi modi di vivere la figliolanza, perché lo Spirito non crea individui in serie, fatti con lo stampino, ma genera figli liberi. Il discernimento nasce allora dalla domanda come io nella storia, nelle situazioni concrete, sono chiamato a vivere da figlio, perché solo vivendo in questo modo la mia vita sarà una rivelazione del Padre. Questa è una vera opera d'arte, però il pittore più riuscito non sarà quello che crea di testa sua, sarà invece quello che riesce a diventare, potremmo dire, il miglior attore non protagonista, perché lascia allo Spirito di guidarlo. L'arte spirituale allora sarà porsi in ascolto, mediante il discernimento, della voce dello Spirito, per riconoscere dove e come, concretamente, la nostra risposta filiale potrà prendere carne nella storia.